Siamo all'esterno dell'Istituto Sorelle della Misericordia di Via del Santuario a Pescara, la casa di riposo che nelle scorse settimane aveva visto casi di positività da parte di alcuni ospiti della struttura. Siamo con Pierluigi Parisi, presidente del comitato di spoltore della Croce Rossa. Voi dal 2 aprile gestite l'aspetto sanitario di questa casa di riposo. Qual è la situazione? Noi stiamo cercando di suddividere i pazienti positivi dai pazienti negativi. Proprio questa mattina infatti ci sarà un'altra seduta di ripetizione dei tamponi sui pazienti negativi. È un'esigenza che si rende necessaria proprio per verificare se questa negatività è stata mantenuta e quindi ulteriormente isolare questi pazienti proprio per non farle stare a contatto con le utenti positive. E ci auspichiamo che nel giro di qualche giorno, al massimo fine mese, di aver bonificato tutta la realtà qui all'interno della struttura. Qui ci sono 30 utenti a pieno regime, al momento ne sono presenti 25 di ospiti, le suore sono 11, il personale sanitario sono 6 OS e 2 infermieri, in quanto noi facciamo il servizio H24. Possiamo rassicurare anche i parenti di queste persone che sono all'interno della casa di riposo che le condizioni sono tutto sommato buone? Assolutamente sì, anche perché qui noi siamo in contatto quotidianamente col servizio di prevenzione, siamo in contatto con gli operatori all'interno della casa, cerchiamo di entrare il meno possibile proprio per salvaguardare la salute di questi ospiti che stanno all'interno della struttura. Stiamo tirando anche su il morale alle ospiti della struttura, stiamo progettando delle attività di animazione da poter mettere in atto subito dopo questa emergenza, perché ora non sono possibili anche in seguito al DPCM.